Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro i prodotti finiti per quanto riguarda la pulizia e la detersione della casa. Di nuovo, non so come mai, ma ultimamente sto finendo un sacco di cose, sia per quanto riguarda il beauty, sia per quanto riguarda i detersivi. Allora, parto con questo che è un po' tutto sporchiccio e quindi così poi me lo tolgo dai piedi. È la ricarica del sapone per i piatti Nelson, quello al limone. Questo qua ha il 75% di plastica in meno, rimuove le incrostazioni, dura a lungo, combatte cattivi odori, azione sgrassante, rimuove lo sporco del bruciato. Allora, io questo qua l'ho preso semplicemente perché era in offerta e 1,8 litri, quindi niente, ho voluto prenderlo, è un buon prodotto, abbastanza liquido, lava bene i piatti, niente, se dovesse capitare potrei anche riacquistarlo. Poi ho terminato il finish brillantante, quello con 0% e senza profumo, coloranti e conservanti nocivi per l'ambiente. Questo qua, devo dire la verità, non mi è dispiaciuto. Mi è piaciuto molto, non lascia aloni, non lascia le chiazzine di calcare, delle goccioline di acqua sui piatti, sulle stoviglie. E niente, mi è piaciuto molto e quindi penso di riacquistarlo appena lo ritrovo, ecco, magari in offerta. Comunque un buonissimo prodotto. Sempre per quanto riguarda la lavastoviglie, questo qua che è il Winnis Deo lavastoviglie, questo qua testato al nichel, cobalto e cromo, fragranza biodegradabile, è ancora nella lavastoviglie in realtà, però ce l'ho in uso da un bel po'. Posso dire che ha una buona profumazione, però non chimica e non troppo forte, però si sente e quindi niente, mi piace perché quando vado ad aprire e chiudere la lavastoviglie appunto viene fuori questa profumazione e mi dà un che di avere la lavastoviglie sempre profumata e pulita in ordine. Poi ultimi due prodotti per la lavastoviglie sono due cura lavastoviglie della Pril. Questo è il mio cura lavastoviglie preferito, mi trovo molto bene e ogni volta che lo trovo in offerta io l'acquisto e me lo metto nello stanzino, nella dispensa per tenerlo lì. Meno male che io faccio così, perché a questo io il cura lavastoviglie lo faccio una volta ogni tot mesi. Quando sento che la lavastoviglie inizia ad avere un odore un po' cattivello, lo utilizzo. A questo giro però ne ho dovuto utilizzare due, perché a un certo punto in casa mia... Allora, io avevo fatto il cura lavastoviglie, lavastoviglie perfetta, in ordine, ok. Dopo un po' di tempo, tipo 10 giorni, ho iniziato a sentire un puzzo in cucina di pesce crudo, di pesce, che io odio anche il pesce tra l'altro. Ho pulito tutta la cucina, ho pulito gli scarichi, non sapevo più come fare e ho fatto un altro cura lavastoviglie pensando che boh, magari era lo scarico della lavastoviglie, che ne so, e quindi ne ho fatti due. In realtà poi non era la lavastoviglie e come questo puzzo è arrivato se n'è andato, così come i topi nelle fogne, e io non so come mai la mia casa è puzzata per una settimana di pesce. Comunque io ne ho fatti due a questo giro, anche se in realtà non ce n'era bisogno. Poi, lavatrice, ho terminato questo boccione di ammorbidente Lenore. L'ammorbidente Lenore, questo qua blu, solo questo qua blu, è stato il mio grande amore per tanti anni, perché a me non crea allergie, irritazioni, quindi è l'unico tra quelli non biologici che io posso usare, ecco, l'unico che non mi dà allergia. Praticamente però dà fastidio alla gatta. Io, ecco, ogni volta mi scordo di specificare e dico questa cosa e poi sembra una matta. La mia gatta, non so perché, ma da quando l'ho sterilizzata ha dei problemi di allergia agli occhi. Non si è ancora capito dopo un anno ormai che cos'è questa cosa. Sta utilizzando un'alimentazione particolare, ma ogni tanto questa cosa dell'occhio torna fuori.
quando ho capito che quando ci sono delle profumazioni forti, soprattutto chimiche, lei poi a un certo punto inizia a strusciarsi l'occhio, gli si chiude e rimane con quest'occhio chiuso, gonfio e rosso, quindi io devo chiamare il veterinario, mettere le goccioline nell'occhio, dargli la medicina omeopatica, insomma tutta una rottura di scatole. Quindi un po' perché mi dispiace vederla star male e un po' perché costa curare un animale, io evito di utilizzare tutte quelle cose che possono dare fastidio anche a lei, quindi, e in questo modo inquino anche meno, perché ad esempio l'ammorbidente io ho iniziato a utilizzare quelli ecologici e mi trovo benissimo. E quindi niente, questo non lo ricomprerò più, io questo qua ce l'avevo in scorta da tantissimo, poi questo era il boccione grande da 1,05 litri e quindi niente, dovevo finirlo, l'ho utilizzato per lavare i vestiti con cui io esco di casa. E niente, lo saluto, sarà l'ultima confezione di Lenore, e niente, è stato un amore, è durato tanto, ma ora basta. Ho terminato questo Dixan, qua c'è scritto nuovo alla lavanda, tecnologia pulito profondo, 19 lavaggi, è un prodotto che a me è piaciuto tantissimo. Allora, Dixan, quando lo trovo in offerta, lo acquisto senza problemi, è un marchio, che costa poco, con cui mi trovo bene, diciamo un po' da battaglia, ecco. A questo giro ho voluto prendere questa alla lavanda che non avevo mai provato, credo, e devo dire che mi è piaciuto molto. Ha una buonissima profumazione di lavanda che mi è piaciuto veramente tanto, ma che comunque non rimane sui vestiti, quindi nel senso solo lì per lì quando si va a versare che si sente e basta. Lava bene i capi, io l'ho utilizzato per i capi scuri, colorati, i bianchi, cotoni, sintetici, per tutto. Io non utilizzo 80.000 prodotti per, cioè il detersivo è uno, ne prendo uno che va bene per tutto. E questo mi è piaciuto. Se lo trovo in offerta a un prezzo buono, anche se in realtà anche a prezzo piano costa poco, però se lo trovo in offerta lo riprendo questo qua, la lavanda, perché mi è piaciuto parecchio. L'ultima cosa della lavatrice sono, come al solito, gli attiracolore Gamex, 1 euro 10 pezzi. Io acquisto praticamente solo questi, li trovo bene, sono ottimi. Poi ho terminato questo detergente multiuso Winnis Natural, anche qua ipoallergenico, testato al nickel, cromo e cobalto. Mi piace tantissimo, l'ho riacquistato, l'avete visto in un video degli acquisti, non mi ricordo più quale, forse gli acquisti naturali. Comunque mi piace, ci spolvero tutta la casa, non dà fastidio a me, non dà fastidio alla gatta e pulisce molto bene, quindi perfetto, e continuerò ad acquistarlo. Ho terminato poi il Viacal classico. Allora, a me piace di più quello nella boccettina, quello liquido, non questo spray. Questo spray, c'è da dire che io un anticalcare riesco a finirlo nel giro di un anno, perché io lo utilizzo pochissimo l'anticalcare, perché ho visto che ad esempio l'acquaio di cucina, ogni volta che io lavo i piatti con il sapone per i piatti lavo l'acquaio, risciacquo e poi asciugo, basta asciugare e il calcare va via, e nella mia zona l'acqua è parecchio dura e quindi lo utilizzo veramente pochissimo l'anticalcare. C'è da dire che effettivamente quelli Viacal funzionano, questo è spray meno dell'altro liquido, però a me questa profumazione prende la gola e dà fastidio, quindi finisco quello liquido che ho di Viacal, che ormai li sgoccio, perché sia questo che l'altro l'ho preso tipo 3 anni fa, quindi finisco anche l'altro e poi non so se lo riacquisto oppure no, ma credo proprio di no. Ho terminato questo che è la seconda confezione, anche qua vi metto una foto perché la scatola non ce l'ho più. Allora, è questo deodorante per ambiente, vedete 80.000 bastoncini, perché io ho messo bastoncini dell'altro, l'ho aggiunto a questo. Comunque questa è la seconda ed è il deodorante per ambiente all'albicocca che io ho preso da Lidl, una profumazione di albicocca buonissima, profuma tantissimo. A mia mamma, che ha l'asma e è molto allergica, non la fa respirare, io questa seconda boccetta l'avevo comprata a lei, ma lei me l'ha ridata a me.
e in casa non l'ho potuto utilizzare perché dà fastidio alla gatta, gli dà allergia, quindi l'ho tenuto in sala, io in sala non c'entro mai e quindi non me lo sono neanche goduto, devo dire la verità. Comunque buonissimo, molto 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 profumato, in tante dicono che sono durati poco questi deodoranti, nel senso finiscono subito, però cioè ragazzi 3,90 euro, che è normale che finisca presto, se si vuole un deodorante duraturo bisogna spendere un pochino di più per il prezzo che ha, ma è durato anche troppo, cioè nel senso poverino ha fatto quello che doveva fare senza problemi. Volevo mostrarvi due prodotti che riguardano il cibo. Io il cibo non ve lo mostro mai, né negli acquisti praticamente né nelle cose finite, perché non mi interessa vedere il cibo finito, devo essere sincera, di conseguenza non mi viene naturale farlo, ma queste due cose volevo mostrarvele perché sono buonissime, veramente buonissime, quindi ci tenevo a farvele vedere. La prima cosa è questa, sono queste bio chips di quinoa, sono certificate biologiche, il 45% è quinoa, l'ho acquistate alla Lidl, Snack Day è il marchio, credo. Comunque buonissime, non sono, a vedere dalla foto mi aspettavo un po' come quelle gallette di riso, quelle tonde che si trovano ovunque. In realtà non sono così, sono proprio, sembrano quasi delle le nuvolette di drago, quelle dei cinesi, quelle specie di patatine bianche. Hanno una consistenza un po' così, nuvolosa, non saprei come descriverla, però un po' tipo le nuvolette di drago. Quindi non è come nella foto che sembra quasi mais pressato. Sono saporitissime, sembrano proprio cosette fritte da mangiare così, tipo le patatine. E sono veramente molto 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 buone, riempiono, io questo pacchetto qua 70 grammi l'ho mangiato nel giro di una giornata, ma ragazzi riempiono un sacco, costano poco, oggi o domani devo andare a fare la spesa da Lidl e ne farò una piccola scorta perché sono molto molto buoni. Altra cosa che ho preso alla Lidl, in realtà qua siamo tipo a confezione numero, non lo so, vergogna, tipo quindicesima, ne ho un'altra nel freezer. Marchio Gelatelli, cocco e cioccolato, barrette gelato, sono delle barrette così, io non so se voi avete presente, sono 6 barrette, non so se avete presente i Bounty o i cioccolatini Raffaello, il sapore è quello, quindi cocco, un pochino di cioccolata perché ovviamente sono ricoperti di cioccolata, però ecco un Bounty però gelato fresco, buonissimi buonissimi. Io a volte devo essere sincera, quando fa tanto tanto caldo salto il pranzo e mi mangio uno di questi fantastici. Ne ho un'altra scatola, ma se vado da Lidl a fare la spesa ne acquisto un'altra scatola ancora. Ok, quindi questi erano prodotti che ho finito per quanto riguarda la cura della casa. Fatemi sapere che cosa avete finito voi o che cosa mi consigliate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!